Ciao a tutti ragazzi, eccoci di nuovo con una nuova puntata di Flare e come potete vedere sono ritornato allo stesso punto di prima. Quando si esce dal gioco non viene registrato il salvataggio nella zona in cui siete in quel momento, ma all'inizio di quella parte di mappa. Quindi uscendo dal gioco la scorsa volta mi sono ritrovato all'inizio di questo avamposto dei nemici. Adesso l'unica cosa che ho fatto in più dell'altra volta è uccidere due goblin che erano da questo lato qua. Infatti mi hanno dato uno scudo. L'unica cosa è che lassù c'è un lanciere e vorrei cercare di ucciderlo senza farmi uccidere. Quindi, tipo così, ecco, benissimo. Ho consumato praticamente tutto il mio mana, però almeno non ho rischiato troppo, ecco, adesso magari dovremmo cercare di ok. Adesso qua abbiamo poco mana, giusto per quanto richiede. Ma cosa mi dice? Niente, era giallo, ma perché? Boh. Allora, inventario. Ah, ho anche una pozione guaritrice. Questa potrebbe essere utile. No, dov'è? Ah, i poteri. Quanto mi chiede? Ah, un punto mana. Vabbè, credo che intanto si sono ricaricati pure, quindi benissimo. Aia. Cerchiamo di affrontarne magari pochi per volta. Ok, ce n'è uno qua sotto. Dei ragni, maledetti ragni. Dopo ci sarà una zona in cui bisogna affrontare un sacco di ragni, e i ragni credo che siano uno dei nemici più fastidiosi. Come potete vedere, io sono una persona che sta abbastanza sul difensivo. Quindi cerco di stare abbastanza in una zona sicura per cercare di non mettermi troppo in gioco. Aia, quello è un nemico bello e buono. Qua non c'è nessuno. Mi dice un aggiornamento qua. Ok, benissimo. Abbiamo finito la missione. Possiamo tornare indietro. Intanto vediamo se qua troviamo qualcosa. Spada corta arrugginita. Dei soldi, degli altri soldi. Credo che non ci sia più niente di interessante. Tanto per affrontiamo magari qualche ragnetto di qua. Poi sì, i goblin che i ragni sono abbastanza difficili da vedere comunque nella mappa. Qua c'è una caverna. Non ci sono mai andato. Ah, destinazione sconosciuta. Sono probabilmente dei luoghi che verranno aggiunti in seguito nel gioco, magari non verranno mai aggiunti, non ho idea. Non seguo molto la fase di sviluppo di questo gioco. E non lo conosco molto da molto tempo, diciamo. Però comunque mi pare un gioco abbastanza carino per passare un po' di tempo. Eccoci qua, adesso cerchiamo di non farci stendere al ritorno. Siamo saliti di livello 3, vediamo un po' cosa possiamo permetterci. Aia. Allora, no, potere no, aspetta un attimo. Menu carattere, ma voglio vedere prima l'inventario. Ma che furbi, siamo saliti di livello difensivo ma l'armatura non l'abbiamo neanche messa. Che
furbata, eh? Che furbi. Cioè, che furbo io. Poi mi sono rivisto il video dell'altra volta e ho visto che alla fine dicevo arrivederci. Cioè, GG. Fisico, sì, andiamo di fisico. E prendiamoci un pugnale. Che ora avremo con il click sinistro. Che è quello per il fendente, che usa l'arma da mischia che abbiamo in quel momento. Due, sei. Mettiamo questo allora. Sì, meglio. Questo è uno degli altri casi che vi dicevo in cui la traduzione non è un granché fatta bene. Perché in effetti melee attack with 10% HP steal non mi pare molto una traduzione in italiano. Però vabbè, comunque un gioco in beta, pochi lo conoscono. Pa, pa, pa. Ma sì, facciamo questo. E lo metto al 2. No, dov'è? Allora, andiamo in là, magari è abbastanza. Scusate solo un attimo. Ok, eccomi. Tu potresti anche tornare a casa, benissimo. Anche tu. Ciao ragazzino. È un po' stressante però certe volte, soprattutto quando si è molto lontani, e il fatto che bisogna affrontare comunque un paio di zone con nemici prima di poter tornare a casa, diciamo. Guarda questo, ma chi si crede di essere? Ma che mi fanno sti agguati qua, verde su verde. In questi giorni ho provato anche un po' League of Legends, non so se conoscete, di sicuro non è un videogame libero. E non gira neanche su GNU Linux. Però devo dire che è un buon gioco, fosse stato anche open source sarebbe stato di sicuro meglio. Andiamo con uno. Benissimo. Perché ho lanciato dei colpi a vuoto? Non lo so. E poi ho usato uno, sì, lo so, che non era quello che dovevo usare. Intendevo dire clic sinistro, invece ho usato davvero uno. Più avanti ci sarà un attacco abbastanza comodo per sfoltire un po' la massa di gente, che è un attacco con più frecce. Ma richiede il potere offensivo di livello 3 e quindi non ce l'ho ancora disponibile. Pam 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 pam. Andiamo a prendere la ricompensa e poi non so quanto tempo sia trascorso in realtà da questo video. Però è possibile che sia ora di terminarlo perché una seccatura di lavoro, ma almeno stanotte i miei lavoratori potranno dormire tranquilli. Eccoti la tua ricompensa. Non so, non so, non so. Magari vendiamo intanto qualcosa. Sbaglio sempre click da usare. Un pugnale arrugginito, arrugginito. Corazza incrinata.